Grazie Presidente. Anch'io, come il consigliere Diario, voglio ringraziare l'assessore Lemmetti e tutto il suo staff perché hanno fatto un gran lavoro. Chiaramente abbiamo atteso questa variazione, però posso dire che in qualità di Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici siamo soddisfatti perché abbiamo visto che diverse opere che segue la Commissione da richiesto sono state inserite e ricordiamoci sempre che le opere sui lavori pubblici chiaramente hanno subito un impatto sulla città. Infatti parliamo di opere, lavori da realizzare come ad esempio per una strada via Bonn che molte opposizioni mi hanno chiesto la convocazione su questo argomento, ma chiaramente io ho voluto aspettare questa variazione perché quello che facciamo sempre in Commissione Lavori Pubblici è quello di costruire un percorso e quando c'è un problema sulla città, appunto dai lavori da realizzare, si sviscera prima con gli uffici, dopodiché si vede l'importo e quindi anche se l'ufficio è predisposto, se c'è una progettazione in corso, quindi si chiedono i fondi e poi chiaramente se ne parla in commissione. Altre volte ne abbiamo parlato in commissione e chiesto fondi. Quindi sono molto contenta appunto perché sono stati previsti in questa variazione fondi per Via Bonn come per Largo Sergi, che del municipio nono sa benissimo che Largo Sergi è un ex punto verde qualità, ormai decaduto, ritornato nella disponibilità del Comune di Roma e per il quale il 30 gennaio 2018 ci fu una determina dirigenziale che appunto chiedeva al Dipartimento SIMU di fare dei lavori di riqualificazione di questo parco che i cittadini attendono da anni. Ma parliamo anche di opere pubbliche importanti, ad esempio di un PRU come quello di Valle Aurelia, adeguamento fognario, abbiamo fatto qui una commissione, abbiamo visto insieme ai commissari i lavori da fare e gli uffici chiaramente hanno chiesto lo stanziamento che oggi vediamo in variazione. Un altro importante realizzazione è la scuola di Via Pensuti, è una scuola come ahimè tante, lasciata a metà dalla ditta appaltatrice e quindi non ancora costruita nel municipio 11. Anche qui abbiamo raccolto la voce di tantissimi cittadini che sono arrivate a tutti, non solo a me ma anche ad altri consiglieri, proprio voci del territorio che fortemente vogliono questa scuola che ahimè da anni non viene portata avanti, non viene costruita. Anche qui abbiamo chiesto i fondi e abbiamo visto che appunto li abbiamo ottenuti. Poi un'altra importante, questo è un intervento un po' particolare, la scuola conosciuta come la scuola di Via Maggiorana, ne abbiamo, abbiamo fatto tantissime riunioni e anche commissioni con la Presidente Zotta della Commissione Scuola, abbiamo portato avanti questo discorso con gli uffici, con il Municipio 10, c'è stato un bellissimo scambio insomma, di informazioni e anche in riunione sono stati sentiti gli uffici del Municipio 10 e anche qui siamo andati a Dama perché abbiamo ricevuto, abbiamo visto che c'è lo stanziamento anche per terminare la scuola della Maggiorana. Non ultimo, lo voglio ricordare, tanto prevedo che ci sarà a breve forse un consiglio straordinario sull'argomento, anche fondi per il canile della Muratella. Io qui non mi voglio dilungare, magari ne parleremo nel consiglio straordinario, però anche qui soldi richiesti dalla Commissione Lavori Pubblici che insieme al Presidente Diago abbiamo incontrato spesso sia il Dipartimento Ambiente che il Dipartimento SIMU proprio per procedere a interventi su quel canile che non sono interventi appunto spiccioli ma sono interventi importanti tanto che abbiamo dovuto prevedere uno stanziamento.
Insomma, voglio dire che i lavori che porta avanti la Commissione poi alla fine si concretizzano per forza di cose con la richiesta dei fondi e quando otteniamo questi fondi, perché ricordiamoci che Roma è grande, ci sono tanti municipi, ci sono tante richieste, ma ottenere quindi questi fondi è giusto averli, ma è importante averli al momento giusto, scusate il gioco di parole, e quindi io spero che insomma ci sono tante cose da fare, tanti lavori da fare, ho anche qui l'assessora ai lavori pubblici Gatta, con la quale spesso insomma ci confrontiamo e insomma abbiamo dei soldi da spendere sul territorio, su opere che servono il territorio. Grazie.